buonasera a tutti. Come dicevo poc'anzi, siamo molto felici di essere qui perché seguiamo questa community da tempo, dagli albori, e diciamo che è stata anche una fonte di ispirazione per questa nuova avventura imprenditoriale che abbiamo creato, appunto legata al mondo dei chatbot. Io sono Aldo Colledro, Michele Giacobazzi, e siamo due dei membri fondatori di Tell.hotel. Tell.hotel, come si potrà intuire dal nome, è una startup che si occupa di chatbot legati al mondo dell'hotelleria. E siamo un team che miscela delle competenze IT molto forti, che Michele è un altro socio, appunto fondato la Software House, piuttosto conosciuta, a Milano, e con delle persone che invece hanno lavorato negli hotel, in hospitality o, come nel mio caso, nel digital marketing applicato agli hotel. E io appunto gli ultimi lavoro digital marketing da 10 anni, come dicevo, da 8 anni proprio nel digital marketing applicato all'hotel. E non so se siete familiari con South Park, soprattutto con questa puntata di South Park, però io mi sento molto spesso, cioè nella mia carriera professionale, la sensazione di sentirsi come il bambino verde che deve giocare contro la squadra professionale di hockey su ghiaccio è ricorrente nel mio caso. È ricorrente perché per le dinamiche interne al settore degli hotel. Il settore degli hotel è infatti estremamente frammentato, lato appunto l'hotel, quindi questi sono dati americani, quindi gli indipendenti sono la zona grigia, nel caso italiano la zona grigia arriva almeno fino qua. Mentre invece è estremamente concentrato lato online travel agency. Lì ne vedete 4, in realtà le prime 3 sono una, si chiama Expedia e la conoscete benissimo. Quella azzurrina, a prima vista potrebbe non dirvi nulla, si chiama Priceline, quella è la quota che ha negli States, in realtà in Europa è maggioritaria grazie alla propria sussidiaria, che è l'olandese Booking.com. Booking.com ha una posizione di grandissimo, di quasi di monopolio nel nostro settore. Può applicare delle commissioni molto elevate, al minimo il 15%, arriva al 20%, in alcuni casi se vuoi spingere con Booking il tuo hotel può chiederti addirittura anche il 30%. E, insomma, io tutta la mia carriera ho sempre cercato di rubacchiare sostanzialmente qualche prenotazione Booking attraverso e portandola verso i canali ufficiali dell'hotel, tipicamente il sito internet. Chiaramente l'hotel ha convenienza perché non paga questo sproposito di commissione. E in questi anni però mi sono anche confrontato con un cambiamento che è avvenuto nel mondo digitale. Queste sono delle statistiche di Comscore a livello globale, mi interessa appunto a livello globale perché tipicamente i clienti di hotel sono un po' tutto il mondo, ed è la percentuale di minuti digitali che si passa su mobile rispetto a adesso. Quindi ormai internet è diventato uno strumento mobile. Lo è in paesi come l'Italia, come la nostra, come la Germania, lo è ancor più nei paesi emergenti, dove magari le persone hanno accesso a internet sin dall'inizio tramite strumenti mobile. Il problema è che, come tutti sanno, questo non è un problema legato al mio settore, è un problema che esiste nell'e-commerce un po' dappertutto, questi sono un po' i dati di un'azienda che si occupa di hotelleria. I tassi comunque medi di conversione su mobile sono tre volte inferiori rispetto a quelli del desktop. E perché le persone su mobile in realtà si comportano in maniera molto diversa, l'internet è diverso, in realtà le persone su mobile vanno sul web, le persone su mobile stanno su app. Queste sono statistiche appunto a livello globale, sono impressionanti, questi numeri sono impressionanti. In realtà per l'87% del tempo noi italiani stiamo sulle app, non stiamo sul mondo web. E in realtà, quindi direi, allora Aldo, i tuoi clienti proporrai delle app? No, in realtà non proporrò delle app, perché in realtà le persone per l'80% del tempo stanno su 3 app. Quindi l'app dell'hotel non se la guarderà nessuno. Cosa ancora interessante, queste app sono spesso di messaggistica istantanea. Per esempio, la prima la conoscete tutti, è WhatsApp,
la seconda è praticamente una WhatsApp cinese che ha delle funzionalità anche molto evolute, si chiama WeChat, la quarta è Facebook Messenger e vi sono delle altre ben posizionate come Snapchat o Instagram che hanno delle funzionalità di Instant Messenger. Da qui appunto l'idea, ok, cerchiamo di, soprattutto nell'esperienza mobile, di portare i nostri utenti, quando raggiungono da caso i canali ufficiali del nostro sito, verso un'esperienza più confacente al mobile, nella speranza che possano convertire meglio. Bello, bellissimo, però chiaramente a quel punto l'automatizzazione è necessaria. Perché? Perché teoricamente dovrebbe esserci lui, cioè nel senso, tutta l'ospitalità può essere vista in un certo senso come una grande conversazione. Il front office è il regista dell'esperienza cliente dell'hospitality, quindi teoricamente dovrebbe essere il front office a rispondere. Però il front office è estremamente indaffarato in un hotel. Ci sono tantissime compiti che appunto il front office deve comunque risolvere, sbloccare prima di potersi dedicare a queste all'ospite. Questo è un gravissimo problema dell'ospitale, tra l'altro un settore fondamentale in Italia, ma non solo, appunto incide per il 5% come contributo diretto al PIL, ma è un estremamente labor intensive, quindi il 7% dell'occupazione. Quindi ci sono degli spazi di automazione estremamente interessanti. E quindi infatti questo ci ha portato a ripensare, nel senso, noi siamo partiti da un problema di distribuzione. In realtà il chatbot può aiutare enormemente alla stessa produzione, alla stessa erogazione del servizio. E quindi ci siamo cominciati a riflettere che sì, questo non è solo un canale per convertire meglio sul mobile. Potenzialmente il chatbot in un hotel può fare tantissime cose durante l'esperienza di viaggio. Può facilitare l'operazione di check-in e check-out. È sicuramente più efficiente per tutte quelle domande dove si richiede una risposta secca, per esempio la password del wifi. Può vendere servizi aggiuntivi, per esempio la spa, il centro benessere, la palestra. Può addirittura vendere dei servizi al di fuori del perimetro dell'hotel, per esempio i servizi di taxi legati alle experiences di un luogo. Ha anche una funzione molto molto interessante per il nostro settore, che è quella di monitorare la customer satisfaction, perché molto spesso gli ospiti magari palesano un problema e poi il giorno dopo ti massacrano su TripAdvisor. TripAdvisor, tutti i siti verticali di recensione, hanno un peso notevole sui fatturati della struttura, è dimostrato da diversi studi, peraltro. E peraltro poi anche dopo, nel senso, sempre per lo stesso motivo, si può manifestare dopo la customer satisfaction, si può cercare di incentivare la recensione su portali, allora appunto l'esperienza è stata soddisfacente, è possibile appunto cercare di fidelizzare un ospite attraverso uno strumento che ha dei tassi di open rate certamente più alti della classica email che nessuno legge. Per cui sì, questo è il potenziale, questo è tutto bellissimo, cioè siamo accorti appunto di aver scoperchiato un vaso di Pandora, le potenzialità di un chatbot e dell'hospitality sono veramente notevoli, infatti c'è veramente grande attenzione nel nostro mondo su questa tematica, non per niente abbiamo fondato la startup. Ora però, dove siamo? Questo ce lo dirà Michele, che è il tecnico di me, capisce bene. Ok, allora, sul nostro sito trovate una demo del chatbot abbastanza base, ma che mostra alcune delle conversazioni e delle funzionalità che abbiamo presentato. Il chatbot è già attivo in diversi hotel, quindi stiamo già raccogliendo dati che ci sono utili a migliorarlo e capire anche effettivamente i clienti cosa cercano, cosa è utile, cosa non viene usato e qual è la strada in cui andare. Ed è attivo sia in Italia che in Svizzera che in Francia, quindi abbiamo anche una realtà diversa che ci forniscono diverse informazioni su come viene utilizzato lo strumento. Il chatbot è basato su Chat Fuel, che è uno strumento visivo per la costruzione di chatbot, diciamo abbastanza basilare a livello tecnologico. È molto comodo perché ti permette di costruire facilmente un blocco di conversazione, un flusso,
una sorta di ipertesto, per cui tu l'utente è molto guidato con una serie di risposte proposte. Funziona su Facebook Messenger, che è lo strumento che stiamo usando in questo momento, e appunto funziona molto bene il flusso guidato anche a livello, diciamo, di immagini, gallerie, sfrutta bene, diciamo, le potenzialità del mezzo, ed è molto facile da configurare appunto anche per una persona non tecnica, cosa che in questa fase del nostro progetto ci è utile, perché appunto l'obiettivo principale è quello di provare, vedere, raccogliere dati e avere interazioni. La parte più debole è quella di appunto conversazionale. Come vedevamo prima, è fondamentale che il chat possa anche riconoscere l'input dell'utente e dare delle risposte che siano legate e utili a chi lo interroga. Su ChatViewer questo è molto molto basilare, è quasi tutto basato su parole chiave, c'è un po' di ricerca di sinonimi, ma spesso per riconoscere anche frasi leggermente diverse bisogna aggiungere una marea di parole chiave, e questo appunto ci sta dando un po' di difficoltà nel rendere il chat più conversazionale, come poi vedremo. Una parte che ci sta servendo tanto invece è la live possibilità di live chat, quindi poter far intervenire la reception, che chiaramente sono le persone che hanno tutte le risposte effettive a cui l'utente può avere richieste, quando il chat non riesce a rispondere o quando la persona chiede effettivamente di poter parlare con un operatore. In questo modo appunto riusciamo a dare informazioni molto precise e a comunque limitare la parte, diciamo, l'overhead di lavoro che questo comporta. Quindi molte delle conversazioni vengono gestite automaticamente, ma quando necessario l'operatore può intervenire e ha un'interfaccia ben fatta in cui vede tutte le informazioni sull'utente, la storia delle conversazioni, può seguire le conversazioni contemporaneamente e tutto già pronto nello strumento. Quindi cosa ci piace di questo strumento? Appunto il fatto che sia facilmente utilizzabile anche persone non tecniche, che compongono, diciamo, al momento la maggior parte del nostro team, quindi abbiamo anche la possibilità di lavorare su più fronti contemporaneamente. La live chat, che comunque è ben gestita e veloce, abbiamo anche implementato un sistema di notifica via mail, in modo che la reception può subito entrare nella chat senza far passare troppo tempo. Il fatto che supporti Facebook Messenger e Telegram, che sono per il momento i canali principali su cui vogliamo andare, coprono una buona percentuale, diciamo, delle potenzialità. C'è una parte interessante di, diciamo, CRM, informazioni sui clienti, quindi sia di anagrafica, sia di possibilità di fare campagne mandando notifiche, inviando promozioni. Non lo stiamo ancora sfruttando, ma è qualcosa che potenzialmente lo strumento offre ed ha delle buone potenzialità. È pensato come strumento per essere integrato con API esterne, che per noi è fondamentale in quanto dobbiamo recuperare diverse informazioni sull'albergo. Quindi è disponibile la disponibilità di camere, i prezzi, i servizi offerti, tante cose possono essere appunto reperite con i API. C'è un discreto supporto tecnico dal parte del team di ChatFuel, quindi sia bug fix che richiesta di nuove funzionalità o di aiuto sono abbastanza reattivi, quindi questo aiuta a portare avanti il progetto, e raccolgono comunque dati e statistiche su quello che il bot fa, che sono dati che si possono poi anche presentare direttamente al cliente per far vedere come sta andando il progetto. Una volta realizzato un bot, appunto costruendo i vari blocchi conversazionali, si può duplicare e utilizzare per creare un nuovo bot, quindi come punto di partenza. Vedremo poi che questo però ha delle forti limitazioni. Perché? Cosa non ci piace dello strumento che stiamo utilizzando? Manca supporto multilingua. I blocchi sono scritti in una lingua, le parole chiave che inserisci sono in una lingua, e questo per noi che dobbiamo gestire appunto persone da tutto il mondo che possono accedere al sito del nostro hotel è piuttosto limitante. Per quel momento ci stiamo limitando a l'inglese in tutti gli hotel e poi la lingua locale, però appunto è qualcosa che a tendere sicuramente dovremmo riuscire a superare. Come dicevo, l'intelligenza artificiale è rudimentale, quindi tutta la parte conversazionale lascia abbastanza desiderare, ed è abbastanza complicato realizzare flussi un po' più complessi, magari basati sullo stato, cioè se l'utente ha già chiesto una determinata cosa o se per caso è arrivato all'hotel, noi abbiamo dei flussi diversi. Si riescono a realizzare con ChatFuel? Sì,
è veramente faticoso, perché devi lavorare con tutti i loro blocchi e con le loro variabili. Certe cose in un linguaggio di programmazione sarebbero molto più semplici da realizzare. I bot non sono poi componibili, cosa intendo? Posso copiare un bot, ma una volta che ho fatto una copia di un bot, quelle due entità sono completamente distinte. Se correggo qualcosa in uno, aggiungo delle funzionalità, vengono fuori appunto dalle nostre dati altre cose che potremmo aggiungere magari per un gran numero di hotel, devo portarmele manualmente su magari 10 chat. E questo chiaramente va bene in questa fase che gli hotel sono meno di 10, ma potrebbe diventare piuttosto limitante. Inoltre, in questo momento ci va bene che funzioni su Facebook Messenger, ma ci piacerebbe poter avere anche un chatbot disponibile a tutti senza bisogno di un account. E questo al momento con questo strumento non è possibile. Sorprendentemente, appunto, per lo strumento che propone chatbot, anche il supporto per small talk, semplicemente come va, come stai, eccetera, è abbastanza scarso. Mi sarei aspettato almeno un motorino di base, non voglio che mi racconti le barzellette, ma neanche che se gli chiedo come sta mi dica che non è in grado di rispondere. Quindi, dove vorremmo arrivare? Sicuramente vorremmo andare su un chatbot più vicino a un modello conversazionale. Quindi magari mantenere Chat Fuel per il momento, perché appunto ci dà tante cose pronte che ci sono molto utili, ma utilizzare tramite l'API un motore di intelligenza artificiale esterno. In questo momento stiamo lavorando con la SUPSI di Lugano, c'è un istituto appunto dedicato alla ricerca sull'intelligenza artificiale e stiamo valutando appunto diverse librerie integrabili con una parte importante anche di machine learning, perché appunto abbiamo un flusso di dati continuo e di match con le informazioni che abbiamo inserito nel chatbot, che sicuramente può essere utilizzato per migliorarne l'addestramento. Anche perché il vantaggio che abbiamo è che comunque noi lavoriamo su un contesto limitato, cioè il nostro chatbot si occupa dell'hotel e dei servizi, quindi non deve imparare qualsiasi cosa, ma concentrarsi su quello che conosce. L'altra funzionalità importante su cui stiamo lavorando è implementare tutto il flusso di prenotazione nel chatbot, che vuol dire capire se c'è la camera disponibile, estrarre i prezzi, poter pagare sul chatbot e inviare tutte le conferme necessarie sui vari strumenti che l'hotel utilizza. Quindi ci sono diversi strumenti da integrare per arrivare a realizzare questo, e in particolare la funzionalità di pagamento non è ancora disponibile su tutte le piattaforme. Quindi volevo vedere con voi alcuni esempi di input che ci sono arrivati effettivamente nelle nostre prove e che vorremmo essere in grado di gestire. Ad esempio, il primo ci chiede informazioni sul prezzo del parcheggio all'hotel o nelle vicinanze. Questo è qualcosa che già adesso possiamo tranquillamente creare nuovi blocchi, integrarli nel chatbot e inserire le parole chiave per matchare una richiesta del genere. Magari appunto non riusciamo a intercettarle tutte perché il motore di match è un po' limitato, però è qualcosa che già abbiamo fatto e ci ha portato quindi a migliorare il chatbot. Quanto camera avete? Questa è semplicemente una domanda che a noi non è venuta in mente, che l'utente può essere interessato al numero preciso di camere dell'hotel, ma anche questo in un attimo si può inserire. C'è qualche gita da fare nei dintorni. Non vogliamo essere un'agenzia di viaggi, chiaramente, di turismo, però dare qualche informazione anche su ciò che sta intorno all'hotel può essere interessante, può essere un servizio in più per l'ospite. Qui sono invece degli input un po' più difficili, qualcosa a cui vorremmo arrivare, ma che comporta sicuramente maggiori difficoltà. Ad esempio, il primo dice: siamo due adulti e tre teenager. Siamo in zona a marzo, nel 19 marzo, avete disponibilità? Sicuramente si può arrivare a interpretare un input di questo genere. È chiaramente più difficile che il modello classico in cui noi andremo a chiedere quanti siete, quando volete stare e a vedere di conseguenza la disponibilità. Oppure il secondo chiede un cambio della sua prenotazione. Quindi dice: ho prenotato per uno, ma in realtà siamo in due, ho sbagliato, puoi cambiare la mia prenotazione? Anche questo è sicuramente realizzabile, perché l'integrazione col sistema di prenotazioni la stiamo realizzando e questo ci permetterà anche di cambiarla. Però dovremmo anche verificare in qualche modo che l'utente sia effettivamente lui, perché il numero di prenotazione da solo può non essere abbastanza. La terza, apparentemente una domanda molto semplice: si può fumare e posso portare animali? La difficoltà qui è che sono due domande,
noi abbiamo un blocco, una risposta per si può fumare all'hotel e uno per posso portare animali, ma con lo strumento che utilizziamo attualmente possiamo redirigere su uno di questi due blocchi, capire che l'utente mi sta chiedendo due cose in un solo statement e indirizzare su entrambi diventa particolarmente complicato. Qua invece abbiamo altri input che abbiamo ricevuto che difficilmente riusciremo almeno nel più breve medio termine a integrare nel chat, perché ad esempio il primo chiede una cosa molto specifica: se nelle junior suite la stanza da letto e diciamo il soggiorno sono separati da una porta che si chiude, perché loro vorrebbero dormire nelle due stanze. Chiaramente questo è qualcosa che dalla reception sapranno sicuramente, ma nel programmare un chatbot difficilmente vai a pensare. Come anche la seconda domanda. Sotto TripAdvisor c'è una bellissima immagine della vasca da bagno. Di che stanza è? Questo magari neanche la reception lo sa, perché è qualcosa di veramente molto specifico e molto particolare. La terza domanda invece appunto chiede informazioni di qualcuno che sta venendo probabilmente all'hotel e chiede informazioni sul viaggio. Se da Firenze a, nel nostro caso, Santa Margherita Ligure, ha senso muoversi in un giorno solo facendo qualche tappa in qualche enoteca o vigna nei dintorni. Queste sono tutte domande reali. Sì. No, sono prese, stiamo analizzando adesso a tappeto tutte le varie domande che sono arrivate, quindi ho preso quelle un po' più interessanti. Quello che chiedeva la marca di shampoo. Sì, esatto, anche quello ci hanno chiesto, cioè arrivano veramente tante cose. Sapendo che è un po'. Sì, no, il fatto è che noi siamo molto espliciti che è un chatbot. Ok. Cioè, infatti siamo abbastanza sorpresi di ricevere domande di questo tipo, cioè a volte ci sono appunto domande di 10 righe, quindi dici cosa possiamo fare, però appunto questo dà un'idea del tipo di input che in questo momento ci stanno arrivando. Quindi niente, vi ringraziamo, il nostro chatbot volendo è disponibile sul sito, quindi se volete provarlo, fare qualche prova e darci qualche feedback, siamo molto contenti e siamo a disposizione. Una io per iniziare subito, la positiva questa. E quando vi arrivano quelle domande, cosa fa il chatbot in questo momento? Il chatbot informa l'utente che lui non è in grado di rispondere, quindi invita o a riformulare la domanda o propone un menu di possibili risposte. E arriva una mail casi alla reception che viene notificata che c'è una conversazione che si è in qualche modo interrotta e può decidere quindi di intervenire e scrivere. Devo valutare chiaramente gli umani se è qualcosa in cui ha senso intervenire, come magari qualcuno che appunto sta semplicemente provando o non è una domanda interessante. Però in alcuni di questi casi potrebbe essere il caso di intervenire perché appunto può portare anche una connotazione. Io ho capito bene il chat pool. Il sistema. Sì. Ma sembra che lavori solo con Messenger, giusto? Sì, su Messenger e Telegram. E solo Telegram. Sì. E poi l'altra cosa è il CRM. Ci si può interfacciare con qualsiasi CRM? Non lo so. No, loro ti permettono di esportare i dati, quindi puoi esportare l'informazione. Ma tramite le API non avete ciò. Io voglio lavorare con Salesforce oppure con Zoho, quelle cose qui. Con Zoho ci sono delle integrazioni. Alcuni ci sono delle integrazioni, non con tutti, ma un po' di cose le abbiamo realizzate. E anche la domanda che ho fatto anche prima la vostra, chi vi ha preceduto. Sì. Voi fate vestiti su misura? Sì. Nonostante lavoriamo. No, chiaramente noi, ogni albergo è un caso a sé, quindi ci sono una serie di cose che pian piano stiamo raffinando, che valgono per tutti, ma poi noi lavoriamo molto anche sui servizi dell'albergo, c'è un ristorante, c'è una spa, e quindi... Quindi facciamo sempre un'installazione presso l'albergo in cui andiamo a capire cosa l'albergo offre, che tono vogliono dare anche al chat, cioè si può anche chiaramente cambiare anche il tipo di linguaggio utilizzato e quindi ogni chatbot è realizzato sì, partendo da un diciamo, motore comune ma personalizzando molto specifico. Ma non c'è dell'ostilità nei confronti sull'uso di Messenger? Da parte dei clienti, da parte degli utenti finali. Questo è un fenomeno. Io incontro tanta gente che fa no, ma io Messenger non lo uso, io non voglio accusarlo, sai, che paranoia. Infatti
sì, beh, ci piacerebbe essere maggiormente multicanale, ci piacerebbe avere più canali per dare la possibilità all'utente di scegliere nel modo ideale su quale servizio di messaggistica istantanea vuole approcciarsi. Messenger, devo dire, va molto bene nel Nord, in America del Nord, che è una clientela molto importante per i nostri clienti. No, io ci credo, ci sono queste paranoie, sai? Sì, no, sicuramente ci sono persone che non si scrivono su Facebook e quelle, esatto, chiaramente stanno su Facebook, esatto, Messenger. No, non li vedrai. Sappiamo che è un'invitazione in questo momento. Sì, sì, è una delle cose su cui appunto stiamo ragionando. Se posso. Sfortunatamente WhatsApp è ancora difficile, anche con i riferimenti in Italia, perché comunque sia una proprio di API per certe aziende, eccetera, ma ancora diciamo non è per tutti. Messenger comunque è secondo in Italia, prima di Telegram, e tutto sommato uno ce l'ha dentro Facebook, quando in ufficio con il web, Facebook meno male ce l'ha. Sì, poi ci sono persone che manco se ne accorgono che stanno usando il Messenger. Esattamente, proprio perché la chat che c'è dentro. No, ma era solo per capire bene come... No, la serie era proprio quello di andare nei servizi già esistenti di questo messaggio istantaneo. Chiaramente ampliare la gamma è uno dei tuoi obiettivi. Quindi siete aperti a questo tipo di collaborazioni? Io mi occupo della parte di aging nell'ambito del turismo. Okay. Quindi rispondo per diverse realtà turistiche in Italia, di conseguenza tantissimi stranieri che vengono qua e lasciano perdere destinazione Italia perché il servizio nazionale sanitario è abbastanza carente, quindi cerchiamo di dare protezione all'interno degli alberghi e quindi una chat del genere mi dà la possibilità anche di tenere i vecchietti occupati, però è limitato al fatto che loro possano interagire facilmente con la chat. Vabbè, quindi dopo ci possiamo scambiare i contatti. Va bene. Avete fame? Se no passiamo a... Grazie.